Vediamo una precisazione sul procedimento concettuale seguito prima. Avevamo dato per scontato che la forza elastica producesse come conseguenza, come effetto, un moto armonico. Senza dimostrarlo, e avevamo subito sostituito all'accelerazione la formula del moto armonico. In realtà è più corretto concettualmente dimostrare prima che la forza elastica produce un moto armonico senza darlo per scontato. La dimostrazione è questa: si parte sempre dalla legge del moto di Newton, in cui si sostituisce alla forza totale la sola forza elastica espressa attraverso la legge di Hooke, cioè una forza proporzionale allo spostamento dalla posizione di riposo. E quindi la legge di Newton diventa meno Ks uguale ma. Questa, e quindi si ricava l'accelerazione. Meno K su m per s. Ora riconosciamo che questa è l'espressione dell'accelerazione di un moto armonico, perché noi già sappiamo che nel caso del moto armonico l'accelerazione ha questa espressione qua, meno omega quadrato s, cioè una costante moltiplicata per lo spostamento dell'oggetto. E dalla legge di Newton abbiamo trovato che l'accelerazione ha esattamente questo tipo di espressione, una costante moltiplicata per lo spostamento dell'oggetto. Quindi capiamo che l'accelerazione prodotta da questa forza, cioè dalla forza elastica, è un'accelerazione tipica del moto armonico, perché ha questa espressione, ha l'espressione dell'accelerazione del moto armonico. È questa la dimostrazione rigorosa che la forza elastica, quindi una forza proporzionale all'allungamento o all'accorciamento della molla, produce un moto armonico. Una volta dimostrato questo, si procede come prima, dal confronto tra l'accelerazione che abbiamo trovato dalla legge di Newton, questa, confrontandola con l'accelerazione che già conosciamo che è tipica dei moti armonici, cioè questa formula, dal confronto risulta che K su m è omega alla seconda, e quindi ricaviamo la pulsazione, omega uguale radice di K su m. Ricordando la definizione della pulsazione, 2π greco radianti descritti ogni periodo, ricaviamo il periodo dell'oscillazione T con la formula inversa, T uguale 2π greco su omega, quindi 2π greco diviso questa espressione, e otteniamo appunto la formula che conosciamo già.